Ciao intelligenze naturali, io e Pollo vi segnaliamo tre librerie nel linguaggio più figo del mondo, che è Python, per fare la data science. Sono tre strumenti con tre scopi diversi. La libreria Pandas serve a caricare dei dati da disco e tenerli in RAM del computer, fare delle trasformazioni, pulirli, unirli con altri dati e poi salvarli. Scikit-learn è la libreria essenziale per il machine learning e Keras, che invece è una libreria per le reti neurali e per il deep learning. Le consigliamo perché sono librerie semplici, sono di alto livello, concise nello stile del linguaggio Python. Sono molto veloci perché anche se i comandi sono in Python, le routine più interne sono scritte in C e in C++. E pollo. Sono librerie aperte, quindi possiamo vederne il codice, possiamo utilizzarle senza pagare nessuno, senza chiedere permesso a nessuno e possiamo anche contribuire a farle crescere. E sono librerie solide, ben testate, di livello industriale, sono in giro da anni e sono state provate in lungo e in largo, quindi danno una garanzia di sicurezza. Ah, mi raccomando Polo, se vuoi capire come funzionano gli algoritmi scriveteli da zero, però quando vai dal cliente o da qualcuno a mettere dei modelli in produzione, usa delle librerie testate, se no è un casino. Sono ben documentate, online trovate estensive documentazioni e tutorial che vi spiegano come si usano, quali sono i comandi a disposizione, quali sono le opzioni di questi comandi. Polo, non andare a caso, leggi la documentazione. E sono supportate, essendoci una grande community intorno a queste librerie, è facile trovare aiuto quando si rimane bloccati, ad esempio cercando su Stack Overflow, sui vari forum, in giro per i social. Con Pandas è possibile caricare file da disco in diversi formati, che possono essere CSV, Excel, SQL, JSON, ed è possibile fare su questi dati operazioni di tutti i tipi, spostare le colonne, addizionarle, moltiplicarle, trasporle, incrociare diverse tabelle di dati, lavorare sui dati mancanti. C'è la possibilità di fare delle statistiche di base, soprattutto conteggi, valori unici, medie, varianze. Contiene anche tutta una serie di utilità per fare i grafici. La cosa bella è che lavora speditamente anche su centinaia di megabyte di dati, quindi se avete una RAM di quelle normali, di un comune portatile, potete lavorare su quantità medie di dati senza avere preoccupazioni. Scikit-learn è la libreria dominante per fare machine learning in Python, è veramente completa e piena di algoritmi. Contiene tutto ciò che serve per fare esperimenti, creare modelli e anche costruire la reportistica per questi modelli. È possibile fare la preparazione dei dati, quindi prendere i dati che abbiamo a disposizione e fare delle piccole trasformazioni e vettorizzarli di modo che possano essere forniti all'algoritmo di addestramento per creare il modello. Dal punto di vista metodologico ci aiuta nel lavoro perché ci offre degli strumenti per la validazione, quindi per capire quanto il nostro modello ha imparato dai dati e quanto generalizza su dati che non ha ancora visto. Keras, infine, è un wrapper di TensorFlow, cioè una libreria che al suo interno utilizza TensorFlow di Google, che adesso va per la maggiore, che serve per calcolo distribuito, reti neurali e deep learning. Perché consiglio Keras e non TensorFlow? Perché TensorFlow è un po' difficile da usare direttamente, mentre Keras permette con poche righe di codice di costruire una rete neurale, debuggarla, vedere che cosa sta facendo. Ed è impressionante la varietà di reti neurali che si possono costruire. Ci sono già dentro gli elementi che permettono di comporre semplici reti multistrato feed forward, oppure reti a convoluzioni per le immagini, o le reti ricorrenti per le serie temporali. E è possibile anche combinare facilmente tutti questi pezzi ed essere creativi nella costruzione di modelli di deep learning. Ah, vuoi fare i soldi in borsa con le reti neurali? Questa sì che è un'idea originale. Pandas, Scikit e Keras sono un trio micidiale per fare data science e machine learning. Ma se invece facciamo qualcosa, che so, cittadinanza attiva? No, eh? Dato che l'essenza del machine learning sono i dati, vi consiglio per fare pratica di cercare nei dataset open data, aka dati pubblici, dei temi che vi interessano e usare quelli, perché oltre a essere gratuiti e disponibili, hanno anche una rilevanza sociale. Pollo, sento il battito del tuo cuore. Ora che abbiamo capito quali sono gli strumenti essenziali, care intelligenze naturali, io e Pollo vi salutiamo e andiamo a smanettare col Python. Subscribe e ci vediamo al prossimo test di Turing.